Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se vi ricordate, l'ultima volta ho fatto il test e la recensione di questa bellissima Insta360 X3, che è la top di gamma tra le telecamere a 360 gradi. Se per caso ve la siete persa, vi ho lasciato il link del video qua in alto. Ritornando alla review, oggi andremo a fare il test e l'unboxing della bellissima Insta360 Link e della nuovissima Go 3, dotata addirittura di action pod completamente estraibile. Guardate che spettacolo, e tra l'altro entrambe sono molto leggere. Prima di partire con la recensione, vi ricordo che nella descrizione vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare con l'offerta di Amazon e il link di tutta la mia attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Nella prima parte andremo ad analizzare la Go 3, scopriremo tutte le sue funzioni e vi mostrerò anche una carrellata di video che ho registrato direttamente da questa action cam. E nella seconda parte andremo a approfondire l'Insta360 Link, tutte le funzioni, tra cui alcune veramente molto interessanti. Sigla e partiamo con l'unboxing. Partiamo dall'unboxing della Go 3 e dopo andiamo a vedere tutti gli accessori. Apriamo la super scatola. Vediamo. Troviamo subito le istruzioni sia in inglese che in lingua originale. Un vano che tra l'altro è molto spesso, lo metto un attimo da parte perché sono veramente troppo curioso di estrarre questa bellissima Insta Go 3. Mi piace un sacco questo stile molto minimalista e anche la texture è veramente morbida, ma comunque ha un ottimo grip. Lo schermo si può aprire e direzionare nella parte frontale, così se la utilizzate per fare un vlog avrete sempre la certezza della corretta inquadratura. Una clip magnetica sempre per l'action pod, l'utilissima collana magnetica che è regolabile anche in lunghezza, un altro magnete. Tiriamo subito via la linguettina, dotato di vite classica per collegarla ai treppiedi o a tutti gli accessori classici degli action cam. E ultimo, ma non per importanza, un portacase. Come vedete qua ci sono i due pulsantini per agganciarlo e la filatura è sempre la classica dei bastoni dell'action cam. Andiamo a vedere anche cosa c'è all'interno del vano. Il cavo di ricarica USB tipo C, ma c'è dell'altra roba. Andiamo a svuotare, vediamo. Vedo degli adesivi, andiamo a estrarre tutto. Allora, ovviamente ci sono le classiche manuali di installazione, garanzie eccetera eccetera. Guardate che belli, li potete attaccare alla macchina oppure direttamente alla scatola. Questo è un accessorio sempre magnetico e va collegato alla collana che vi dicevo prima e serve per variare l'inclinazione dell'inquadratura dell'action cam in base alle vostre esigenze. Continuiamo con l'unboxing degli accessori. Andiamo ad estrarre questo altro kit di fissaggio, apriamolo con delicatezza. Se per caso voi siete abituati a usare gli accessori della GoPro che hanno questo tipo di aggancio, non vi preoccupate perché l'Insta ha creato anche questo adattatore, quindi se avete già degli accessori da GoPro li potrete completamente riutilizzare. Apriamo anche il bastone, andiamo ad estrarlo. Tra l'altro mi piace da matti perché guardate queste digrenature che sono presenti in tutta la superficie del bastone e aumentano notevolmente il grip. Lo potete utilizzare sia come bastone per selfie camera ma anche come treppiede per le inquadrature, perché vi basterà aprire queste tre levette laterali, posizionarlo e guardate, in un secondo avrete anche una base di ripresa. E come ciliegina finale, tra gli accessori abbiamo anche il super case protettivo per l'Insta Go 3. Guardate, è veramente molto resistente, per cui se usate la Go 3 durante degli sport estremi o delle attività con rischio di caduta veramente alto, questo case ve lo consiglio veramente tanto. Ricapitolando, questi sono tutti gli accessori compatibili e tutto quello che troverete all'interno della Go 3. E ora, rullo di tamburi, andiamo a estrarre il pod dal case. Per farlo vi basterà premere questo tastino e tirare verso l'esterno. Ecco fatto. Guardate che spettacolo, è veramente leggerissimo, pesa solamente 35 grammi. Infatti questo accessorio è fatto apposta, come vedete è anche magnetico, sentite? E anche se farete salti o movimenti bruschi il magnete è veramente potentissimo. Andiamo anche a testare la collana, anche in questo caso la potete mettere sia in verticale per fare video in 16 noni oppure in orizzontale. Guardate anche qui come è bello potente, sto provando a fare dei super scatti ma non si stacca. E come vi dicevo prima, se non volete un'inquadratura orizzontale potete inserire questo accessorio sempre collegandolo alla collana ed ecco che l'inquadratura risulterà leggermente obliqua sia verso l'alto che verso il basso. Adesso lo vado a reinserire, anche qui avete visto è molto rapido perché voglio andare anche a provare se il case combacia perfettamente. Andiamo a inserirlo dentro, chiudiamo, andiamo a sigillare il tutto, vediamo se i tastini funzionano. Partiamo dall'accensione. Avete visto, si è accesa e adesso si accenderà anche lo schermo. Come si vede dalla luce lampeggiante ha iniziato a registrare e adesso la fermo. Per cui direi che anche il case è perfetto al 100%. E ora andiamo a vedere un po' le sue funzioni e dopo vi mostro tutta la carrellata di video che ho registrato da questa Go 3. Per accenderla, come vi dicevo prima, vi basta premere per 2 secondi questo tastino laterale che potete accendere sia singolarmente il case ma anche accendere direttamente il pod. Lo schermo è pieghevole e lo potete regolare frontale se fate un vlog oppure posteriore se inquadrate da davanti. E per far partire la registrazione
registrazione vi basterà cliccare questo tasto bianco e rosso nella parte superiore. Lo schermo è completamente touch, potete bloccare l'orientamento e adesso, come vedete, non cambia in qualsiasi direzione. Potete regolare il controllo del volume, alto, medio o basso, io in questo caso l'ho lasciato medio, la luminosità dello schermo, ovviamente più la abbassate più aumenterà l'autonomia della batteria. Potete attivare o disattivare il controllo vocale, vi informo però che attualmente tra lingue oltre al cinese è presente solo l'inglese. Continuando con le impostazioni potete anche attivare la ripresa programmata impostando un orario, la modalità di video e anche le specifiche. E infine potete anche settare il microfono attivando o disattivando la riduzione del rumore del vento impostandolo come stereo oppure direzionale. E invece se farete swipe verso destra entrerete nella galleria e potrete vedere tutte le foto e video che avrete registrato con questa Go 3. Facendo swipe nella parte centrale potrete selezionare la modalità di ripresa, ce ne sono tantissime, potete fare foto, video con la stabilizzazione flow state attiva oppure time shift, modalità slow motion, anche questa molto bella, starlapse anche se è una funzione che secondo me è poco utile per questo tipo di telecamera, intervallo che scatta fotografie in intervalli regolari e le foto in HDR. E ogni singola modalità può essere personalizzata con questi due quadranti in basso. Come vedete potete selezionare la risoluzione da un minimo di 1080 pixel a un massimo di 2,7K, selezionare il frame rate da un minimo di 24 a un massimo di 50 per la 1440 e un massimo di 30 per la 2,7K. Il rapporto 16 noni se volete registrare per YouTube oppure 9 sedicesimi per TikTok oppure per Instagram. E anche la stabilizzazione è completamente personalizzabile, potete disattivarla, tenerla a livello standard, alto e massimo. Io nei video che ho registrato, che adesso vi farò vedere, l'ho tenuta sempre al massimo. E l'ultimo settaggio, veramente molto utile, lo trovate in basso a destra e potete regolare il grandangolo se tenerlo lineare, action oppure ultra. Ed eccoci con tutta la carrellata dei video che ho registrato con questa fantastica Go 3. Qui ero nel sotterraneo di casa mia, che è un punto veramente difficile da riprendere perché ci sono alcune zone di luce e alcune zone d'ombra. La luce è stata perfettamente ripresa e anche nel passaggio tra luce e ombra non ci sono stati né lag né rallentamenti. Guardate anche la stabilità. Nonostante le strade qua a Modena sono tutte spaccate e piene di buche, l'immagine rimane comunque molto stabile e anche la qualità mi ha veramente impressionato. Per cui potete utilizzare questa Go 3 sia in macchina ma anche in moto. Potete anche utilizzarla come dashcam, in caso di incidente avrete completamente le riprese. E guardate adesso che vado sopra il dosso, l'ha tutito completamente, dalla ripresa quasi uno non se ne accorge. Per cui anche la stabilizzazione è veramente tanta roba. Io, come vi dicevo prima, l'ho impostata a livello massimo. E ora beccatevi un video in modalità timelapse. Guardate la velocità, stavo andando a fare una partita di padel. Questa modalità è veramente molto bella se dovete inquadrare lo stesso soggetto oppure anche fare un viaggio per dare l'idea del percorso e del trascorrere del tempo. E ora vi mostro anche la partita di padel che ho giocato interamente con l'Action Pod collegata direttamente alla collana sul mio petto. Adesso sto per entrare in campo e adesso vi lascio l'audio originale così vi fate anche un'idea delle qualità del microfono. Vado io. No. Bravissima. E chi gioca a padel lo sa che è uno sport molto scattoso, ma devo dire che comunque anche in questo caso è rimasta abbastanza stabile. E mi fa un po' ridere vedere queste riprese perché dall'inquadratura sembra un po' un personaggio di un RPG tipo Skyrim. E per finire, per farvi vedere la qualità di questo stabilizzatore, ho fatto anche il paragone tra l'Insta Go 3 e la Sony Z-Vlog, che è la telecamera che utilizzo per registrare i video. Qui ero sempre in macchina, se guardate alla sinistra il video ripreso dalla Go 3 è molto più stabile rispetto a quello ballerino e scattoso della Sony Z-Vlog. Ho fatto lo stesso paragone nell'escursione che ho svolto nell'Appennino bolognese. Guardate anche qui, mentre stavo camminando a piedi in mezzo al bosco, a sinistra le riprese sono molto stabili, quelle della Go 3, e alla destra invece quelle della Sony sono veramente scattose. Nonostante tenessi le due telecamere in contemporanea, una nella mano destra e l'altra nella mano sinistra, la differenza, come vedete, è veramente abissale. E ora è il momento dell'unboxing dell'Insta 360 Link. Andiamo a aprire la scatola senza romperla possibilmente. Devo dire che il materiale si vede subito che è di ottima qualità, perché è di metallo, non è la solita plastica. Guardate anche com'è sensibile, perché ha addirittura tre assi di rotazione. Qua sotto c'è un filamento per collegarla direttamente a un treppiede, oppure la potete aprire e fissarla direttamente al vostro monitor. Andiamo ad estrarre il contenuto di questo vano.
vediamo, hanno inserito ovviamente il cavo di alimentazione a doppio slot di tipo C e guardate quanto è lungo, è più di 2 metri, per cui potete posizionare anche la telecamera molto lontano dal computer senza avere il problema che il cavo non ci arrivi. Qui c'è il manuale di installazione che è comprensivo di lingua italiana, c'è dell'altro, andiamo a vedere cosa c'è in questa bustina. Hanno addirittura inserito un adattatore da slot di tipo C a slot USB di tipo A, per cui se avete un portatile o un computer con solo il classico slot tipo USB non vi preoccupate, perché con questo slot riuscirete comunque a collegare la telecamera. Ma non è tutto, sentite, c'è dell'altro, andiamo a vedere ed eccoli qua. Questi sono 4 marcatori che dopo vi farò vedere a cosa servono. Ed eccoci qui all'interno della registrazione dell'Insta360 Link. Potete registrare e fare streaming in 4K a 30 fps oppure in Full HD a 60 fps. E devo dire che il sensore da mezzo pollice che hanno inserito va veramente oltre le aspettative. Ma ora bando alle ciance e andiamo a vedere tutte le funzioni di questa fantastica webcam. A partire dall'intelligenza artificiale. E per attivarla lo potrete fare direttamente dal computer oppure usando semplicemente il palmo della vostra mano. Adesso è disattivata. Guardate, anche se mi sposto con la sedia e corro avanti e indietro, la telecamera non mi segue. Mostrando un 5 alla telecamera, si andrà a attivare l'intelligenza artificiale. Guardate ora come mi segue a destra, a sinistra, ed è perfetta se fate videoconferenze o per lavoro, che vi dovete anche muovere mentre fate la presentazione, perché avrete sempre l'inquadratura che vi seguirà in qualsiasi momento. E per disattivarla vi basterà fare lo stesso gesto. Invece con questo gesto zoomerete la telecamera fino a 3 volte, 2 e 3. Avete visto? Potete controllarla direttamente dalle vostre mani. Ma le sorprese non sono finite, perché adesso vi mostro una delle funzioni che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Questa bellissima funzione si chiama Desk View e in pratica potete far vedere al vostro interlocutore un libro o un testo o un disegno che avete letteralmente davanti al computer. È il dépliant della nuova pizzeria da sport che hanno aperto di fianco a casa mia. Praticamente ha già riconosciuto e inquadrato tutto il menu, ma potete anche utilizzare un disegno o un testo e tramite il mirroring automatico sarà rielaborato e rinquadrato dal verso giusto, così da essere perfettamente leggibile per chi sta guardando il nostro video. Un'altra funzione che ho veramente apprezzato è la possibilità di registrare le zone di inquadratura. Ho già salvato 3 zone di registrazione, ora ve le mostro. Partiamo dalla zona A. Questa è la zona dove di solito posiziono le luci. Come vedete, in automatico la telecamera si è posizionata in questa direzione. E ora la seconda zona di inquadratura, che è questa centrale, che è quella che sto utilizzando per registrare il video. E infine ho memorizzato anche una terza inquadratura, ora ve la mostro. Eccola qui, si vede un po' la porta, il Mega Shuriken è una parte dei miei videogiochi. Devo dire che è una funzione veramente utile, perché se avete più zone di inquadratura dove avete calibrato alla perfezione le luci, potrete salvare tutte le volte le angolazioni migliori senza doverle ogni volta cercare manualmente prima di fare un video. E ora finalmente vi spiego a cosa servono questi fantastici 4 marcatori. In sostanza, se nel vostro ufficio o nella vostra casa possedete una lavagna e la utilizzate durante le videoconferenze, potrete posizionare questi 4 marcatori ai 4 angoli della lavagna e grazie all'intelligenza artificiale questa Insta360 Link riconoscerà in automatico la superficie della lavagna andando a zoomare direttamente la superficie. Questa incredibile funzione è stata chiamata da Insta360 Whiteboard. Come vedete dal video, questa è veramente una funzione rivoluzionaria e praticamente rende questa Insta360 Link una delle telecamere più complete e competitive presenti attualmente sul mercato. Se vi è piaciuta questa doppia recensione e volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. E vi ricordo che se anche voi come me vi siete innamorati di questi due bellissimi prodotti, troverete entrambi i link nella descrizione di questo video. Siamo arrivati proprio alla fine, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! We'll be right back.